subita passivamente perché è capitata, perché è scesa dal cielo. Questa situazione di crisi è pilotata, è manovrata, è voluta. Cioè, questa situazione qualcuno l'ha decisa anni fa, anche 20-30 anni fa, e ha fatto tutta una serie di passaggi per arrivare a poi ottenere un risultato, perché la crisi non è un risultato. Allora, intanto questa crisi che cosa ha portato? Ci sono due o tre elementi. Ha portato a che noi oggi abbiamo un governo abusivo che nessuno ha eletto. Ti risulta che Napolitano sia stato eletto dal popolo? Ti risulta che Monti sia stato eletto dal popolo? Quindi evidentemente c'è qualcosa che non quadra, perché se è una democrazia è il popolo che è padrone, sovrano, è il popolo che dice quello che si deve fare e eventualmente i provvedimenti che si devono prendere, perché visto che devo, è come se uno dentro casa sua decidesse dobbiamo stringere la cinta e non ne parla con gli altri della famiglia, no? Io ho tre figli e dico domani stringiamo la cinta, così, perché nel soffato, no? Ne parlo con loro, poi si decide in base ai dati di fatto e alla volontà generale, no? Invece qui i dati di fatto sono travisati, perché non è vero assolutamente, come vedi, di frutta ce n'è quanta ne vuoi. Il problema è i soldi. Allora i soldi. Allora no, poi dopo parliamo dei soldi. Ma quindi noi abbiamo un governo che non è stato eletto da nessuno, che però prende provvedimenti di lacrime e sangue su tutti. Non so se è chiara la questione. Cioè qui ci stanno dissanguando a tutti noi della gente, diciamo, della parte produttiva della popolazione, quelli che vanno a lavorare sul serio, ci stanno levando tutto. Allora, il discorso è questo. Come hanno messo in atto questa cosa? Con uno strumento che si chiama denaro, moneta. La moneta fino a un po' d'anni fa era la rappresentazione della riserva aurea che c'era nella Banca d'Italia o dei capoli dove stava, e quindi era come andare in giro portandosi dei soldi loro a prezzo, e quindi c'era questa gente che pagava con questo pezzo di carta, ma in realtà